Nel video di oggi scopriremo come trovare le cosiddette aziende 10 bagger o 100 bagger, ossia quelle aziende che hanno la possibilità di moltiplicare per 10 o per 100 il loro valore in borsa. E scopriremo come scovarle attraverso i suggerimenti di Monish Pabrai, che è stato in grado di dividere queste tipologie di aziende in 5 categorie. Quindi parleremo velocemente di chi è Monish Pabrai, per chi non lo conoscesse, e di queste 5 categorie di multi-bagger. Quindi non perdetevi questo video. Ciao, io sono Davide e se ti piace la finanza personale, gli investimenti e il value investing in particolare, allora iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attivando la campanella per non perderti tutti i video che farò ogni settimana che parlano di questi argomenti. Se siete dei value investor e se seguite da tempo sto canale, sono sicuro che molti di voi lo saranno, forse già conoscerete Monish Pabrai. Per chi non dovesse conoscerlo, allora dovete sapere che è uno dei più grandi value investor viventi. È partito non ricco, ma lo è diventato sia attraverso le sue attività da imprenditore, ma soprattutto attraverso le sue attività da investitore. Infatti oggi lui gestisce ben 2 fondi da miliardi di dollari. Lui si definisce un clone di Warren Buffett e di Charlie Munger, quindi un value investor puro, possiamo dire. E dovete pensare che è un così grande fan di Warren Buffett che nel 2008 venne fatta una cena di beneficenza dove era possibile cenare allo stesso tavolo con Warren Buffett in cambio di una donazione di 650 milioni circa di dollari. Ebbene, Pabrai lo fece perché non volle perdersi per niente al mondo questa opportunità di cenare con Warren Buffett e fargli tutte le domande del caso per scoprire i suoi segreti. Ma andiamo subito al succo del video e vediamo un po' queste 5 categorie. Allora, la prima categoria è quella delle aziende che anche uno stupido idiota potrebbe gestire. Queste sono delle aziende veramente rarissime da trovare. E sono quelle aziende che si trovano comunque in settore in crescita o comunque hanno un catalizzatore per il futuro della crescita e hanno elevati livelli di ROE, bassi livelli di debito, ma soprattutto un moat, un vantaggio competitivo molto molto forte sul mercato. Ecco perché anche se ci mettiamo a capo di questa azienda, una scimmia, le cose andranno sicuramente bene. Pensate un po', alcuni di questi business possono essere Coca-Cola. Coca-Cola nel corso dei decenni è stata gestita da diversi manager, alcuni bravi, alcuni disastrosi. E questi manager disastrosi, nonostante le cavolate che hanno fatto, comunque non sono riusciti a scalfire il potere, il dominio di Coca-Cola nel suo settore. Pensiamo negli anni 80 quando Coca-Cola lanciò ad esempio la New Coke. Rivide quindi la ricetta storica della Coca-Cola dopo indagini di mercato che erano costate milioni di euro. Questo prodotto appena andò sul mercato, sugli scaffali, beh, fece la polvere sugli scaffali. Se ne vendeva veramente poca di questa New Coke perché ovviamente la gente voleva la Coca-Cola classica, quella originale, la vera Coca-Cola, non una ricetta rivisitata. Quindi furono costretti con perdite di milioni e milioni di euro su questa operazione a tornare alla vecchia Coca-Cola. Oppure pensate a Microsoft, cioè Microsoft è un'altra azienda che possiamo fare qualsiasi casino vogliamo, facciamo veramente fatica a tirarla giù. Pensate quando fu lanciato Windows Vista, che sarete d'accordo con me chi l'ha utilizzato, è il peggior sistema operativo della storia. Io l'ho utilizzato, era veramente inutilizzabile, però questo non ha impedito a Microsoft di aumentare utili e fatturato nel corso degli anni in maniera stratosferica, proprio perché il vantaggio competitivo che ha Microsoft è inscalfibile. Quindi, se voglio un computer che non sia un Mac, devo utilizzare un sistema operativo di Windows, perché altrimenti rischio di non avere compatibilità tra i programmi. Rischio di non avere assistenza e così via. E quindi gli dice: nel momento in cui individuate una di queste rarissime aziende, potete comprarla anche a un prezzo che, diciamo, non è stracciato, a patto che siate disposti a tenerla per 15-20 anni questa azienda. C'è da dire però che queste aziende sono solitamente delle large cap, perché sono delle aziende ben affermate nel loro settore.
Quindi forse è un po' difficile farci un 100x con queste aziende, moltiplicare il loro prezzo per 100, però magari possiamo farlo per 10. Seconda categoria è le aziende che hanno un moat, però hanno bisogno di un buon management per essere gestite. Quindi hanno le stesse caratteristiche delle aziende che abbiamo visto prima, nella prima categoria, quindi ROE alto, basso debito, aziende comunque in crescita e così via. Hanno un moat, ma questo moat non è così potente, diciamo, da poter permetterci di metterci anche uno stupido al comando dell'azienda. Alcuni esempi sono, ad esempio, McDonald's. McDonald's è un'azienda molto forte nel suo settore, molto dominante, però se ci mettiamo il management sbagliato, che magari inizia ad espandere all'infinito l'offerta di prodotti in menu e molti di questi prodotti non si vendono, rischiamo solamente di rallentare la velocità del servizio, come è successo qualche anno fa, e abbassare i margini perché poi ci sono quei prodotti che non si vendono, le rimanenze in magazzino, maggiore ricorso alla spesa per creare questi prodotti, maggior personale e così via. Terza categoria, business che sembrano molto rischiosi, ma in realtà sono solo incerti. La gente e gli investitori in particolare confondono molto la rischiosità con l'incertezza, che in realtà sono due cose completamente diverse. Questi sono solitamente aziende business ciclici, quindi che si trovano in settori che magari in quel momento gli investitori stanno ignorando oppure hanno paura di investirci. Ma in questi settori possiamo trovarci a volte delle ottime aziende con dei multipli molto bassi. Infatti è l'esempio che fa Pabrai del suo investimento nel 2016 in Fiat Chrysler. Il settore auto all'epoca viveva una situazione di grande incertezza che però gli investitori hanno scambiato per rischio. Veniva considerato un settore molto rischioso anche perché ovviamente le auto non si vendevano come una volta perché la domanda di questo prodotto stava calando, però c'erano molte aziende che facevano molto bene come Volkswagen, BMW, Toyota e Fiat era una di queste che dopo essersi ripresa a livello finanziario grazie all'operato del vecchio Marchionne che l'aveva rimessa in piedi alla grande con la fusione di Chrysler era diventata un'ottima azienda con degli ottimi brand, un debito sostenibile e che stava espandendo il suo business in tanti mercati emergenti. Uno di questi era la Cina in particolare. All'epoca la Fiat aveva un prezzo in borsa di 6 dollari ad azione e secondo le proiezioni del management di Fiat, gli utili per azione nel 2018, quindi dopo 2 anni, potevano raggiungere i 5 dollari ad azione perché avrebbero aperto in Cina un nuovo stabilimento per la produzione di Jeep sul mercato cinese. E Fabbroi, che conosceva molto molto bene il mercato cinese, che conosce ancora oggi, sapeva quando i cinesi piacessero questo tipo di auto, questi SUV, in particolare le Jeep. Quindi fece i suoi conti e disse: ok, secondo me quello che dicono è fattibile, il marchio Jeep può effettivamente moltiplicare per 5 il suo fatturato nel giro di un paio d'anni e quindi ci investì, anche perché calcolò che se le previsioni fossero vere, quelle dei 5 dollari di utile per azione, il PE previsto per il 2018 doveva essere appena sopra l'1, l'1,2, una cosa del genere. Pabrai ci investì e il prezzo nel 2018 passò da 6 dollari d'azione a circa 20 dollari ad azione. Quindi, quando vedete l'accoppiata rischio-contenuto, come comunque era il caso di Fiat, che era un'azienda molto solida con 130 miliardi di fatturato, ma anche grande incertezza in quel settore, beh, allora quello potrebbe essere una buona opportunità per un 10x o un 100x. Quarta tipologia, aziende che stanno andando incontro a una bancarotta o comunque situazioni particolari, dove per situazioni particolari intendo fusioni o ristrutturazioni societarie e così via. Queste sono aziende che spesso sono in difficoltà dal punto di vista finanziario e hanno un grosso debito e proprio perché hanno tanto debito, solitamente li troviamo, le possiamo acquistare a dei prezzi molto abbordabili. E Pabrai fa l'esempio della joint venture che fecero Zell, Samuel Zell,
e Martin Whitman. Questi comprarono un'azienda che era sull'orlo della bancarotta, la Danielson Holding, che aveva perdite per 630 milioni. Qual era la loro strategia? Attraverso aziende come queste in perdita, comprare altre aziende che invece facevano profitti in modo da non pagare le tasse, perché chiaramente poi i profitti sarebbero stati annullati dalla perdita dell'altra azienda. E loro fecero così. Attraverso questa azienda acquisirono un'altra che faceva dei profitti, degli utili, ed era la Covanta Energy. Parliamo dell'inizio degli anni 2000. E la situazione della Covanta Energy era la seguente: avevano asset per 2 miliardi di dollari e debito per 2 miliardi di dollari. E riuscirono a comprare questa azienda per soli 30 milioni di dollari, non miliardi, ma milioni di dollari. E perché comprarono questa azienda? Perché è vero che era in grossa difficoltà, era molto indebitata, ma aveva una tecnologia molto innovativa, una tecnologia di origine tedesca, che riusciva a trasformare gli scarti industriali o comunque i rifiuti in generale in elettricità. Questa azienda aveva semplicemente bisogno di raccogliere dei capitali per espandere il loro business, ed è proprio quello che decisero di fare. Acquistarono poi questa azienda che valeva semplicemente un dollaro per azione, nel giro di pochissimo tempo raggiunse i 9 dollari ad azione. Fu Pabrai che in quel momento entrò nel business, comprò a 9 dollari questa azione, nel giro di 13 mesi riuscì a rivenderla a 18, quindi raddoppiando il suo investimento in 13 mesi. Gli altri due però non vendettero l'azione, ma decisero di tenerla, facendola arrivare a un prezzo di 30 dollari in azioni nel giro di 2 anni. Questo però non è l'investimento tipico di Pabrai, perché a lui piace comprare dei grandi business e business molto consolidati e tenerli per tantissimi anni. Questi erano degli investimenti più di, diciamo, di trading, possiamo chiamarli. Quinta categoria: azienda con grande potenzialità di salita ma senza possibilità di discesa. A Pabrai piace comprare aziende con multipli molto bassi, tipo del 4, 5 o meglio ancora di 1, come nel caso di Fiat Chrysler. E durante la fine degli anni 90, quando c'era la bolla delle dot-com, i multipli di queste aziende erano tutti altissimi e Pabrai non sapeva quale di queste poi avrebbe avuto veramente successo. Quindi voleva investire in questa bolla, ma voleva farlo chiaramente con un rischio contenuto. Quindi decise di farlo acquistando una banca, la Silicon Bank, una banca ottima con degli ottimi fondamentali che esiste ancora oggi. Vi invito ad andarla a vedere perché è una banca molto in crescita, magari mettiamola nella nostra watchlist. E questa banca però, nonostante gli ottimi fondamentali, aveva dei multipli molto bassi, aveva tipo un price to book value superiore leggermente ad 1, quindi veramente bassissimo. E questa banca, diciamo, faceva molti soldi concedendo prestiti alle aziende high tech della Silicon Valley, ma quando concedeva questi prestiti voleva in cambio anche dei titoli come dei warrant. E all'epoca le aziende non avevano problemi a dare dei warrant a chiunque, quasi, anche quindi alla banca, perché era proprio questa la benzina all'epoca della Silicon Valley durante la bolla. Se tu ad esempio eri il giardiniere o il portinaio di Google, era molto probabile che oltre allo stipendio ti beccavi anche le stock option. Se ero un'agenzia di comunicazione che voleva lavorare con un'azienda della Silicon Valley e questi qua magari non avevano i soldi per pagarmi, magari mi davano metà in contante e l'altra metà per il lavoro come compenso in stock option. Quindi era tutto normale questa situazione, quindi le aziende erano tranquilli a dare anche i warrant a questa banca. Quindi Pabrai comprò molte azioni di questa banca perché da un lato sapeva che era difficile che le azioni di questa banca sarebbero scese ulteriormente, visto che il price to book era 1, e dall'altro sapeva anche che c'era la possibilità di un grosso potenziale di guadagno per via di questi warrant. Lui non aveva esattamente chiaro quale fosse l'entità e il valore di questi warrant, anche perché la banca non l'aveva mai resi pubblici, però sapeva che aveva fatto veramente un casino. Quindi pensò: ok, male che va,
metti anche che non valgono niente questi titoli, mi ritroverò tra le mani un'ottima azienda, però se valgono qualcosa ci posso fare un bel po' di soldi. E andò bene per questa banca, perché comunque al momento di esercitare i diritti su questi warrant c'erano effettivamente qualcosa di valore, e quindi il prezzo di queste azioni salirono del 250% in 2 anni e mezzo. Queste sono un po' le strategie di Pabrai. Come avete visto, sono anche un po' diverse tra di loro. Ci sono quelle un po' più a lungo termine, come le prime due o tre, e quelle un po' più a breve termine, come la quarta e la quinta. Io sono sicuramente un investitore per le prime tre tipologie di categorie d'azienda, perché mi piace comprare aziende di cui sono innamorato, quindi voglio tenere per tanto tanto tempo, e soprattutto perché non voglio stress dagli investimenti, cioè voglio comprarle queste aziende, mettere in portafoglio e quasi dimenticarmene. E voi cosa ne pensate di queste 5 categorie di azioni? E in particolare, secondo voi, qual è la categoria che più si addice, diciamo, al vostro stile di investimento? Fatemelo sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, allora vi prego di mettere un like, e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.